Eccoci amici, consueto appuntamento con l'Indice. Come si dice, ci lecchiamo le ferite. In questi giorni si fanno i conti per quello che è accaduto, soprattutto nella giornata di ieri, con il forte vento e il gran caldo. Le immagini di Catania che abbiamo fatto vedere ieri sono emblematiche perché c'è una preoccupazione forte, fortissima, sulla questione della manutenzione delle zone. Queste sono le immagini, dicevo, dell'incendio alla Playa, a Catania, dove addirittura numerosi bagnanti sono stati salvati con i motoscafi, con i gommoni. Perché? Perché la gente si è rifugiata sulla spiaggia, poi a un certo punto non aveva più dove andare. E sono arrivati i soccorsi via mare. Ma la stessa cosa è accaduta a Trapani, in un villaggio di Trapani. Cos'è accaduto dopo? Al momento che ci sono stati altri incendi nella zona di Caltagirone, Mirabella in Baccari, ce ne sono stati altri, ma questi sono stati i più eclatanti, i più preoccupanti. Cos'è stato detto alla fine? Che se il comune di Catania, e qui casca l'asino, come si dice, comunque, se chi di dovere avesse fatto la giusta manutenzione del boschetto, perché è chiaro, se si fa la manutenzione delle zone cioè i boschetti, e si toglie tutta l'erba, diciamo, quello che è secco e che quindi facilmente prende fuoco. Se si fosse fatta una manutenzione del genere, probabilmente questo non sarebbe accaduto. Come al solito sono sempre ipotesi, però è vero che il boschetto ha fatto immediato, l'innesco è stato di là e poi ha fatto una lampada, perché quel bosco in 2 minuti ha preso fuoco, così come in tanti altri posti. Quindi bisogna fare manutenzione. E di questo ne parleremo sempre nel corso del nostro indice, perché abbiamo sia un'intervista che riguarda il Parco degli Iblei, ma anche un comunicato del Comune di Ragusa che riguarda la scerbatura e il controllo del territorio. Allora, intanto, prima di andare a parlare dell'aeroporto di Comiso, vorrei dire una cosa sulla Regione, che è una cosa importantissima. Va bene, il collegato è stato approvato e c'è varie dichiarazioni, quasi un plauso, sul fatto che la Regione è riuscita in qualche modo a dare un taglio al malaffare e a cose. Perché? Perché è stato approvato un nuovo regolamento degli appalti. Qui poi chiederemo la prossima settimana agli esperti, in questo caso l'ANCE, di farci capire qual è la motivazione per cui c'è questa soddisfazione. È vero che, secondo una dichiarazione dell'ANCE, si è tolto una specie di rito che era quello che praticamente permetteva l'inciucio. Ora si va ad un ribasso, si è molto più veloci, anche se in verità molti sono preoccupati della velocizzazione dell'iter, perché quando gli iter sono veloci si rischia che vengano affidati lavori a ditte che poi non riescono a farlo. Allora, questa è una cosa seria. Esiste per esempio il MEPA, che sarebbe il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Perché non c'è un albo in cui ogni ditta dice no, ma ci sarà sicuramente. Ogni ditta ogni 3 mesi aggiorna il DURC, aggiorna la documentazione, aggiorna il fatto se i propri soci sono iscritti o non iscritti all'antimafia e cose del genere. Quindi questo servirebbe a migliorare e a facilitare il lavoro delle ditte e anche il pagamento, perché poi il problema principale è che le ditte non vengono pagate. E quindi capita spesso che anche se ci sono i soldi, le cose non vanno in porto. Sembra proprio il caso dell'aeroporto di Comiso. Ne abbiamo parlato in questi giorni con l'intervista a Gaglio, con tutta una serie di dichiarazioni.
ma anche il Presidente della Regione che si era impegnato per gli aeroporti minori a fare un po' di squadra, a dire ragazzi se non ci mettiamo noi, ma come volete che le cose vadano avanti? E che cosa ha fatto il Presidente della Regione? Con il neo assessore Messina e anche l'assessore Falcone, ha convocato i sindaci dei comuni interessati e le società di gestione di questi quattro aeroporti, quello di Comiso, di Trapani, di Catania e di Palermo. E le pene sono per gli aeroporti piccoli, non certo per gli aeroporti grandi, perché gli aeroporti grandi, noi siamo un'isola e se non esci con l'aereo, insomma, ne hai tante pene. E allora, siccome gli aeroporti grandi hanno il difettuccio di fagocitare tutto e di non lasciare spazio a nudo, perché come dicono loro, ogni fegatello di mosca è sostanza, quindi si vanno a prendere anche le briciole per non lasciarle a nessuno, dice: ma come? Comiso fa parte della famiglia di Catania e non ce ne interessa niente. Ogni passeggero che parte da Comiso è un passeggero perso a Catania, e quindi la matematica per loro è questa. E allora però il Presidente della Regione, siccome è il pagerante, come si dice, è pagerante, ha chiamato a tutti e ha detto: picciotti, vediamo che va a fare. E quindi si è parlato di questi famosi bandi, perché questi bandi non possono andare avanti. Si è parlato di ZES, che sono le zone economiche speciali, che magari a Catania non gliene frega niente, ma come so sì, ora il sindaco vi spiegherà perché. Perché pensate, se facciamo ZES tutta l'area dell'ex base, quella ZES, cos'è la ZES? La ZES è un'area dove chi è interessato a utilizzarla per motivi, diciamo, di sviluppo economico ottiene delle facilitazioni. Cosa c'è di meglio quindi di un'ex base missilistica? Uno dice: qua ci sono questi spazi o queste case o queste cose, le potremmo utilizzare, e c'è anche la possibilità di avere contributi economici. Allora, Maria Rita Schembari era a Palermo ieri per parlare di tutte queste cose. Sentiamo l'intervista. Ieri mattina abbiamo fatto una importante riunione a Palermo per vedere di venire a capo rispetto alle problematiche relative ai famosi bandi per l'incentivazione dei flussi turistici nel nostro territorio. Abbiamo incontrato gli uffici tanto dell'assessorato alle infrastrutture e ai trasporti quanto dell'assessorato al turismo, presenti ambedue gli assessori, l'assessore Falcone e l'assessore Messina. Anche i dirigenti sono stati disponibilissimi ad ascoltare quelle che sono state le risultanze degli studi effettuati su questo tipo di bandi da un'agenzia che abbiamo incaricato proprio a questo scopo. Hanno ascoltato, hanno recepito, entro fine luglio avranno diciamo, le linee guida da parte di questa agenzia e potranno agire in maniera più mirata nella destinazione dei fondi e quindi noi a nostra volta nella produzione di bandi che finalmente saranno fruibili dalle compagnie aeree. Io ho saputo che ci sarebbe stata alle 15 una riunione per le zone economiche speciali. A dire il vero, noi come Comune di Comiso avevamo già avanzato la nostra candidatura con una delibera fatta il 4 gennaio scorso. Erano in realtà convocati per ieri pomeriggio tutti i gestori dei quattro aeroporti, diciamo i due maggiori e i due minori, quindi Palermo, Catania, Trapani e Comiso. I vari gestori aeroportuali non si sono detti particolarmente interessati ad avanzare una candidatura per le ZES, perché in queste zone economiche speciali poi in realtà la gestione tocca ad una sorta di commissione formata appunto da enti supervisori sia regionali che nazionali. E quindi è come se le compagnie che gestiscono poi gli aeroporti dovessero in qualche modo derogare quelli che sono i loro compiti e darli, affidarli a questa commissione. Invece il Comune di Comiso si trova in una condizione particolare, cioè ha chiesto il riconoscimento di zona ZES non per la struttura aeroportuale, ma per tutti i terreni limitrofi, cioè quelli dell'ex base NATO. E quindi a questo punto a me anche affidarne la gestione a questa autorità, diciamo, sovracomunale, non importa nulla, l'importante è che mi portino veramente sviluppo
il territorio. qualcuno potrebbe essere interessato. Sindaco, torniamo un Certo. attimo indietro all'aeroporto. Qualche consigliere comunale dice che è preoccupato perché non si approva il bilancio della Soago e quindi neanche il bilancio del comune. A questo No, punto anche c'è. assolutamente, le due cose non sono legate. Il bilancio della Soaco sarà portato all'attenzione dei soci il prossimo 19 luglio. Era stato già portato il 10 giugno, noi avevamo fatto rilevare delle cose che non andavano, delle piccole correzioni da fare, sono state recepite anche dal socio di maggioranza, sono state, diciamo, rimodulate e quindi saremo il 19 luglio ad approvare, Il bilancio del il comune di Comiso bilancio. o un'altra cosa, Il dico. bilancio del Comune di Comiso sarà approvato entro fine luglio. È chiaro che ha dei riverberi anche il bilancio di Soaco sul bilancio del Comune di Comiso, ma non tali da essere così legati a doppio filo. Bene, quindi avete sentito anche la questione del bilancio. Dice non c'entrano niente il bilancio della Soago con il bilancio del comune, anche se il sindaco deve ammettere che il bilancio della Soago, qualche centinaia di migliaia di euro, ce lo mette nel bilancio del comune. Il bilancio verrà approvato. È chiaro che Comiso viene da situazioni molto difficili e quindi giustamente. Allora, speriamo che sia la volta buona, anche se io la vedo dura, molto dura, molto dura, perché da Catania non arriva nessun segnale e anche coloro che erano stati chiamati alla guida della SAC con l'esperienza lausana non dicono una parola. Ebbè, certo, capite che una cosa è stare lassù e anche guadagnare. Non c'è nulla di male, non è offensivo, però meglio in questo caso stare zitto, prendersi i soldi e non fiatare. Né è una situazione comoda, no? Io faccio il presidente che so della SAC, mi staio muto, chiappo i soldi e nessuno dice niente. Detto questo, passiamo a parlare dell'altro argomento, il parco degli Iblei. Ora, ci sono molte lamentele da parte di organizzazioni che giustamente si sono preoccupate, ma dall'altra parte qualcuno dice: ma scusa, ne sono 10 anni che ne parliamo, voi ora vi svegliate il giorno prima che il ministro convochi a Roma l'incontro. È vero, ma chi ha discusso in questi anni? Chi ha discusso? Varie amministrazioni, organismi che non ci sono più. Ecco, dice, ma che dobbiamo ripartire da zero? Io neanche credo che bisogna ripartire da zero. Però ho chiesto all'onorevole Campo, ora sentirete il suo punto di vista, ho chiesto che qualcuno sia attento, più attento dell'attento, perché il grande rischio, la grande preoccupazione è che finisca come il piano di gestione dei monumenti UNESCO a Ragusa. Dal 2000 a oggi il piano di gestione è ancora lì, non l'ha fatto nessuno. E se non fosse stato per la intraprendenza dei comuni, chi si è inventato città dell'UNESCO, chi ha inventato questo, chi ha fatto quello, senza piano di gestione saremmo un patrimonio UNESCO delle sorelle, ma una cosa che non esiste. Quindi attenzione. Sentiamo l'onorevole Campo che, come sentite voi, potrete rendervi conto, ha un concetto molto favorevole al Parco degli Iblei. Onorevole Campo, oggi un suo comunicato per quanto riguarda il Parco degli Iblei e il tavolo tecnico di concertazione che si terrà presso il libero consorzio comunale organizzato dal commissario Piazza prima dell'incontro del 17 a Roma. Sì, dicevo al commissario Piazza che accolgo favorevolmente questa sua convocazione che vuole essere un ulteriore passaggio per raccogliere delle osservazioni dal basso da parte di tutti i sindaci e degli stakeholder del territorio. Sicuramente deve essere un percorso condiviso e partecipato come la stessa legge dell'istituzione del parco impone. Però su questo mi preme anche sottolineare che il percorso
percorso già c'è stato, molto condiviso, perché c'è stato un iter lungo ben 11 anni in cui sono stati sentiti più e più volte tutti i soggetti interessati, e che ad oggi il tavolo, diciamo, fattivo che può realmente aggiustare e modificare delle cose è solo quello ministeriale, che può convocare il ministro. Possiamo raccogliere altre osservazioni, trasferirle al ministro giorno 17, ma l'iter è andato avanti, ci sono stati dei passaggi amministrativamente e formalmente corretti e perfetti, perché a fronte di queste 11 anni di interlocuzioni sono stati deliberati dei perimetri da parte dei due liberi consorzi di Ragusa e Siracusa e della città metropolitana di Catania. L'assessorato ha recepito queste delibere e, notando che a livello formale erano corrette e non facevano non avevano, insomma, nessun tipo di problema, sono stati trasferiti al Ministero. Quindi adesso il tavolo si sposta al Ministero, perché l'iter è arrivato ad una fase conclusiva, che sarà quella istitutiva del parco. Voglio tranquillizzare tutti i soggetti interessati che ovviamente il parco è un parco nazionale, quindi non dobbiamo fare riferimento ai nostri parchi regionali, che spesso hanno delle normative più restrittive e stringenti di quelli nazionali e che purtroppo, per mancanza di fondi e di risorse, molte volte non funzionano. Gli altri 24 parchi nazionali che sono stati istituiti funzionano benissimo, sono quasi tutti patrimonio UNESCO, addirittura il Parco Nazionale degli Abruzzo fa 2 milioni di visitatori l'anno. E quindi sono delle opportunità, delle occasioni e dei grossi volani di sviluppo per il nostro territorio. Col parco noi avremo la possibilità di intercettare fondi per infrastrutturare il parco, per restaurare le masserie, i muri a secco, e tutte anche le emergenze culturali, architettoniche, storiche che abbiamo nel nostro territorio, perché questo è un parco unico nel suo genere, è un parco antropizzato praticamente, quindi ha già un sacco di monumenti e di architettura, ed è importantissimo. Tutto nel rispetto, cioè questi perimetri sono nel rispetto anche dell'identità del territorio, a vocazione agricola? Sì, i perimetri sono divisi in quattro fasce. Noi abbiamo una fascia superiore che comprende quelle zone che già ad oggi sono altamente protette, perché rientrano nelle riserve o nelle zone di demanio piuttosto che nelle aree forestali. Poi abbiamo delle fasce rurali, la seconda e terza fascia, e infine la zona antropizzata. Quindi già abbiamo degli strumenti normativi vigenti che regolano e tutelano queste aree, quindi niente fondamentalmente di nuovo rispetto agli strumenti urbanistici che abbiamo, perché ovviamente chi opera e lavora all'interno del parco avrà delle opportunità economiche, perché verranno sovvenzionate tutte quelle specie autoctone protette, quindi o verranno sovvenzionati dei restauri degli antichi casolari eccetera, però ovviamente tutto deve essere fatto nel rispetto delle normative che attualmente sono già vigenti, quindi, come dicevo, nulla di nuovo. Ovviamente noi non abbiamo ancora un piano del parco e un regolamento del parco, questo verrà istituito dopo, in corso d'opera. Ci saranno i famosi 40 giorni per ulteriori osservazioni e poi avremo 6 mesi per scrivere il regolamento del parco. Anche questo verrà fatto con un'operazione condivisa e partecipata, dove tutti i soggetti del territorio potranno a loro volta partecipare o richiedere delle speciali deroghe, perché anche questo è previsto nelle istituzioni del parco, perché è quello che fondamentalmente ci aspettiamo, è che questo parco sia una possibilità di sviluppo e di crescita, che non sia da freno per nessuna attività produttiva, e quindi ci farebbe piacere che appunto questa istituzione alla fine sia fatta con il consenso e la comprensione e la partecipazione di tutti. Allora, il parco degli Iblei. Il parco degli Iblei potrebbe essere, secondo l'onorevole Campo, una marcia in più. Io sono molto preoccupato, perché quello che abbiamo fatto in questi 70 anni noi non era il piccolo artigianato, come dice lei, quelle che fanno le penne con l'albero di Carrubo, no. E la grande economia dell'agricoltura, della zootecnia, della produzione di formaggi, di olio e compagnia bella. Quindi
E se producendo, facendo il famoso modello Ragusa, siamo riusciti a mantenere un territorio intonso, vuol dire che siamo stati bravi. Non c'è bisogno che viene uno scummanato rese da USA, senza offesa, che deve dire ora lo limitiamo qui là. Uno fa agricoltura dove è giusto che si faccia, non è dove c'ha il terreno. Che vuol dire? E questa è una. Quindi speriamo, ora vedremo al prossimo incontro quante cose si potranno chiarire al Ministero. Anche perché, attenzione, una cosa è parlare, una cosa è fare. Sapete quante volte la Ragusa Catania è arrivata all'ultimo momento? Sapete gli incontri del CIPE? Anche il sindaco ha risposto a qualcuno che sfotteva sulla 514. Quante volte siamo andati dai ministri e poi siamo rimasti con un palmo di naso? Vedremo cosa accadrà e se effettivamente ci sarà qualcosa di concreto. A proposito di territorio, ha risposto la Virtù Ferri per quella foto che, devo dire, era una foto un po' anomala e certamente una foto che non rappresenta l'altopiano Ibleo, a meno che questa strada, io guardo l'altopiano Ibleo, lo conosco, forse sarà un pezzo della zona interna fra Ferla e Buscemi, non lo so, sto dicendo, ma questa qua non è certo la nostra zona. Ora, che la Virtù Ferri spenda migliaia di euro per fare promozione, su questo non c'è dubbio, ma vi assicuro che ogni 1000 euro che spende ne prende 10.000, perché loro sanno benissimo dove si corca il lepre, non ci sono problemi. Che su questa vicenda ci sia stato qualcuno che ha sbagliato nel dare manforte a quelli che fanno la promozione, basta che mi metti nel tuo giornaletto, perché ormai fare parte del giornaletto che viene distribuito sul catamarano sembra di essere avere fatto chissà che. Questo è sbagliato. La promozione del territorio, se è il nostro territorio, dobbiamo gestirla noi. Qualcuno deve sapere di che cosa si parla, perché se no, credetemi, è una giungla e io non accetto queste scuse della Virtù e insisto a dire al sindaco, direi, se vuoi fare promozione su di noi, mandaci una lettera e dici che cosa vuoi fare vedere, perché siamo noi a dover giudicare se l'immagine che offri è giusta o sbagliata. Era come quello che faceva promozione alla Sicilia mettendo la coppola e la lupara perché ci pareva che la mafia faceva audience. Bene. E ora parliamo di una cosa molto interessante che deve in qualche modo farci pensare, perché così come siamo probabilmente non andiamo bene. E quindi abbiamo crisi della famiglia, la questione economica, la partitocrazia, tutte queste cose ci mettono ansia. Allora, per discutere di questo c'è un incontro che è fissato per domani e noi ne parliamo con un ospite. Vediamo. Questa è Tele Iblea. Terre Barocche a Ragusa Ibla presenta una splendida e vasta collezione di pezzi artistici in ceramica di Caltagirone. Terre Barocche vi presenta il fiore all'occhiello dell'azienda, la preparazione con metodi assolutamente artigianali di pezzi unici decorati a mano per ogni esigenza d'arredamento. Gli esperti artigiani di Terre Barocche sono anche specializzati nella realizzazione di teste di moro di ogni dimensione e colorazione, garantiti con certificati di autenticità. Terre Barocche, negozio di ceramiche artistiche di Caltagirone, si trova nel centro storico barocco di Ragusa Ibla, Piazza Duomo 8. C'è più gusto nei piatti del ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. L'anima della cucina mediterranea rivisitata dall'esperienza dello chef Vincè. Il vero sapore di mare nelle sue specialità che potrete apprezzare meglio stando comodamente seduti sulla terrazza sul mare. E i vini sono tutti dal territorio.
Ristorante Il Delfino, dove le ricette sono tutte a base di prodotti locali e di pesce rigorosamente nostrano. Ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. L'elegante e storica Villa Boscarino Hotel è ideale per rendere indimenticabile il vostro soggiorno nel cuore di Ragusa. Le diverse tipologie di camere, arredate con elementi di pregio e uniche nel loro genere, offrono comfort e si adattano ad ogni esigenza della clientela. Vivi l'esperienza di un soggiorno nella suite di Villa Boscarino, l'unica con grande vasca a idromassaggio, da dove è possibile percepire la vastità del parco di 2000 metri quadri provvisto di centro benessere e piscina jacuzzi. Degusta la ricca colazione a base di prodotti locali servita nell'antica cappella che conserva stucchi da autentiche incisioni in latino. Villa Boscarino Hotel, un connubio perfetto tra storie e design al servizio dei suoi ospiti. Villa Boscarino Hotel, via Muratori 63, Ragusa. Parliamo di questo appuntamento di venerdì sera a Marina di Ragusa alle ore 20:30 presso, ce lo facciamo spiegare bene, il cortile delle Suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa. Con noi c'è il dottor Matteo Mazzariolla, che è il presidente del movimento distributista. Dottore, io devo dire, ecco questa è la locandina, devo dire che sono un po' in difficoltà, perché questo movimento vorrei capire bene che cos'è, perché poi qua ci sono crisi della famiglia, dell'economia, della moneta, c'è certo. Un bel po' di roba. Certo. Allora, cos'è il movimento distributista? Allora, non è l'unico a avere difficoltà a capire cos'è il movimento distributista. In realtà il movimento distributista è un movimento creato il secolo scorso da Chesterton, Belloc e padre McNabb, che erano tre figure importanti del panorama culturale e politico inglese. Qual è però la sua attualità? No, vorrei far capire che non è solo un elemento storico. Qual è il nucleo del pensiero distributista? È semplicissimo, è semplicemente l'applicazione del senso comune e della ragionevolezza che tutti noi abbiamo, invece che, diciamo, alle questioni domestiche, alle questioni private, alle questioni collettive più importanti, quindi all'economia, alla politica, alla finanza, alla finanza e alla moneta, cioè cercare di capire davvero cosa accade in questi grandi settori del reale per applicare la ragionevolezza e poi proporre delle soluzioni ragionevoli. È una bella cosa, ma perché distributista? Cioè è un nome che fa pensare a qualcos'altro, insomma. No, il termine distributista viene dalla Rerum Novarum di Leone XIII nel 1891, e poi dalla quadragesimo annum di più undicesimo, a indicare proprio la giustizia distributista. Ah, ho capito. Quindi ecco. Si rifà a quel concetto. Quindi è un concetto che comunque guarda molto al sociale, perché se l'ha fatto un papa, un paio di papa, vuol dire che hanno questo. Guarda la concretezza, sì, alla concretezza della vita economica. E allora, politica. Venerdì ci sarà questo incontro, però come dicevamo prima, ci sono tante cose, no? La crisi della famiglia, questo è un argomento serio. Certo. Cioè, voi per famiglia cosa intendete? Perché oggi la famiglia è una cosa che bisogna stare attenti, come si parla prima, certo, che certo, fa scoppiare certo, la situazione. Certo, ma certo. Cosa intendete come famiglia? Ma per la famiglia, ripeto, applicando ragionevolezza e senso comune, per famiglia intendiamo quello che è sempre stato quella nel classica. Corso dell'umanità, che poi Aristotele e San Tommaso d'Aquino hanno, diciamo, chiarito dal punto di vista teorico, che fa parte del pensiero occidentale, cioè l'unione di un uomo e di una donna, di un uomo e di una donna aperti alla procreazione e responsabili di fronte alla propria. Quindi voi queste nuove famiglie come le vedete? Non tanto. Ma diciamo che al di fuori di questa queste realtà, famiglie eterogenee, diciamo. Al di fuori di questa realtà, diciamo, naturale, diciamo che ci possono essere
delle aggregazioni di persone, ma famiglia come tale avrà qualche difficoltà a chiamarle famiglia. E quindi voi puntate su questo, su mettere in risalto la famiglia. Mettere in risalto soprattutto dal punto di vista economico-sociale, perché non esiste, cioè noi vogliamo la libertà della famiglia. Questa è una cosa importante, sì. Economico, perché dice se non ci sono soldi in casa non si sta bene, insomma. Sì, o solo con dei riferimenti valoriali non andiamo molto lontano. Bisogna creare le condizioni perché... E dare la sicurezza ad una... Esattamente, la sicurezza e l'autonomia, soprattutto economico. La libertà vera passa solo attraverso l'autonomia economica. Esatto, ma perché voi mettete in dubbio la moneta? Non vi piace l'euro? Volete il CCT, quello portatile? Volete la moneta virtuale tipo il blind, come si chiama quello? Quello di Google, cosa volete? No, non mettiamo assolutamente in dubbio la moneta, ma vogliamo una moneta che sia al servizio della popolazione. La moneta che c'è oggi non lo è, perché se uno si informa, va a vedere su libri di economia o su internet, scopre che oggi la moneta è solo ed esclusivamente debito, quindi di stati e cittadini verso il sistema bancario. Nasce solo così. Sì. Nasce solo come debito di stati cittadini verso il sistema bancario, e quindi la moneta oggi è la causa principale di quello che noi constatiamo. Questo lo dicono in molti, no? Ma qual è la soluzione? Ma la soluzione è semplicissima, è la palissiana, è legata al senso comune e lo può capire chiunque. Una moneta che all'atto della sua emissione, invece che nasce come debito del sistema bancario verso tutto il resto della società, nasce come dovrebbe essere, cioè come proprietà dello Stato e dei cittadini, e non come debito. Beh, nel passato era così, in verità, perché la moneta doveva essere l'equivalente della capacità economica dello Stato, il famoso tesoro, uno aveva l'oro in banca, dice la moneta era l'equivalente. No? Questa è stata una fase storica, che si chiama gold standard, quando parliamo di moneta intendiamo le banconote, le note di banco dovevano avere una copertura in oro. Certo. Nessuno sa che dal 1971 questo sistema non esiste più. Quindi oggi esiste il fiat money, cioè la moneta creata dal nulla, la parola stessa lo dice. Come fece Gesù, dice Dio, fiat. Esattamente. Fiat. Purtroppo diciamo che qui la cosa è un po' più seria, perché se fosse come diceva Gesù avremmo una moneta non debito. Questa creazione dal nulla invece non avviene secondo i principi cattolici, ma secondo altri principi. Però, dottor Mazzariol, ripetiamo che venerdì, al 12 luglio, alle 20:30, in questo cortile delle suore del Sacro Cuore, si parlerà proprio di questo. Cioè. Però, a questo punto, vorrei arrivare all'ultima parte di quello. Allora, dell'economia, della moneta... E però la moneta e l'economia la fanno i partiti, o meglio, la fa la politica. Lo fa la politica, o che siano i partiti, o che sia il re, o qualcuno la sono. Voi siete contro la partitocrazia? È la ragione per cui abbiamo messo tutti tutto questi. Questo, sì, perché se non lo mettiamo insieme, se non abbiamo il quadro insieme, è inutile affrontare un pezzo senza considerare gli altri. Noi, ma più che noi, diciamo, il pensiero distributista che nasce appunto con Chesterton nel secolo scorso, noi, applicando anche qui il senso comune e la ragionevolezza, diciamo semplicemente quello che osserviamo e che chiunque avrebbe potuto concludere osservando la storia degli ultimi secoli, e cioè che la partitocrazia rappresenta l'opposto della democrazia, cioè secondo noi rappresenta lo strumento privilegiato attraverso cui... È chiaramente una degenerazione della democrazia. Ma no, secondo noi storicamente proprio è lo strumento attraverso cui chi ha il potere reale davvero oggi, che è l'oligarchia finanziaria, riesce di fatto con lo strumento monetario a controllare l'emissione delle leggi. Perché la partitocrazia è la gabbia ideale, perché sottrae potere ai cittadini, nel senso che i cittadini, se voi ci pensate, io ma tutti coloro che mi ascoltano, no, non hanno un potere reale di incidere sulle questioni concrete della loro vita. È vero. Ogni 4 anni uno mette questo pezzo di carta. Che per giunta manco possiamo scegliere le persone. Neanche si può. Almeno scelgo la persona, ma anche quello.
neanche questo. Quindi se uno ci pensa, ecco, tralasciando, no, le ideologie, ma semplicemente applicando ragionevolezza, e si chiede, ma io come cittadino che potere concreto ho? Dov'è questo... questo kratos, questo potere. E però qui, come diceva un vecchio collega, cioè, però qui la domanda sorge spontanea. Certo. Vabbè, ora parliamo di tutte queste cose. Sì. E poi? E poi qual è? Siamo qual in democrazia e quindi... quindi cosa facciamo? Un partito politico? Ci riuniamo in un... Qual è il secondo passo dopo, o meglio, il passo dopo la grande discussione? Allora, qui ci sono mille persone che dicono bella è, esattamente, anche qui non dobbiamo avere delle pretese utopiche, ma riferimento al senso comune della ragionevolezza, ci ritroviamo, le famiglie si ritrovano, ci si suddivide per comparto socio-lavorativo, si mettono insieme, si aggregano le famiglie sui territori, quindi persone che si conoscono, si utilizza una moneta complementare alternativa al denaro debito, all'euro, si attivano una serie di scambi, praticamente si dà via libera a quelle che sono le potenzialità produttive e lavorative dei vari territori, che sono totalmente ingabbiate oggi sia dal denaro debito, ma noi diciamo anche e soprattutto dalla partitocrazia, che non fa assolutamente gli interessi reali della gente e che è asservita alla grande finanza. Allora, il movimento distributista alla fine è un partito politico? No, non è, lo dice la parola stessa, è un movimento distributista. Beh, i movimenti, anche i 5 Stelle erano movimenti, tutti i movimenti erano. Ma no, ma no, poi si movimentano e fanno il partito. Noi pensiamo che questa non sia la strada, perché nessuno vieta ai cittadini di aggregarsi al di fuori dei partiti e di creare... Vabbè, uno si aggrega e poi che cosa succede? Cosa facciamo? Scriviamo una lettera? Dobbiamo, per cambiare, dobbiamo entrare nella stanza dei bottoni. Così dicevano una volta le Brigate Rosse. Senza dubbio. Per cambiare per andare alla stanza di battaglia. Ma qual è la gabbia la gabbia di questa ideologia, diciamo che è un'ideologia dominante, è che per avere una valenza politica tu devi necessariamente rivolgerti al partito. Non è assolutamente vero, perché se nel territorio di Ragusa, faccio un esempio, tutti coloro che si occupano di agricoltura, quindi i piccoli produttori, i piccoli distributori, si quelli mettono, che fanno il caciocavallo, quelli che fanno il caciocavallo, quelli che fanno l'olio siciliano, che è una, diciamo, ha una qualità riconosciuta a livello internazionale. Se tutte queste persone si mettono insieme tra di loro, costituiscono dei contenitori permanenti e saldi in cui discutono i problemi reali, superando le ideologie destra, sinistra, centro, che sono solo un divide e t'impera, diciamolo chiaro, perché non portano assolutamente a nulla. Quindi tutti coloro che hanno questi interessi, anche la passione, no, della propria professione e il gusto e il piacere di svolgere la propria professione, si mettono insieme e costituiscono quello che noi chiamiamo gilde o corporazioni di arti o mestieri. Allora questo diventa una forza il politica. Il fine sarebbe questo, di costituire un gruppo di azione. Certo. Certo, che noi crediamo molto che nel potere delle comunità. No, perché sai, la gente vuole sapere, dice vabbè io vengo, ma poi che facciamo? Intanto c'è un indirizzo email, qualcosa a cui uno può scrivere, vedo che qua vede anche delle magliette. Sì, la maglietta con il logo del Movimento Distributista Italiano. Che sarebbe una fiamma in bocca a un cane. Sarebbe l'oscurità, no? Che purtroppo è la condizione in cui è facile trovarsi, che viene... rotta dalla luce che rappresenta la ragionevolezza e il senso comune e viene portata avanti da un cane che rappresenta la fedeltà. La fedeltà. La fedeltà ai valori. Bisogna interpretarla. Però a questo punto, diciamo, se io volessi avere maggiori notizie, a parte il fatto che posso venire venerdì 12 luglio alle 20:30 a Maiera di Ragusa, ma c'è un sito, un posto dove possiamo leggere? Basta digitare su Google Movimento Distributista. Distributista. E lì poi appare il nostro sito e uno può prendere contatto con noi. E siamo diffusi in alcune città italiane. Quello che a noi interessa soprattutto è creare proprio, come diceva lei, dei gruppi locali di persone in carne ed ossa che incomincino a scambiarsi. E mi dico una cosa, dottore Mazzariol, ma da quanto tempo c'è questo movimento?
Dunque, il movimento distributista è stato creato in Italia nella fine del 2013, perché ecco, ci tengo a dire... Cioè, nel 1830 fino ad ora. Esattamente. E manco abbiamo fatto. Ma ci tengo a dire, no, ai telespettatori, che non è una realtà localistica. Ecco perché, no. Era l'altra domanda. Lei è presidente nazionale. Nazionale, giusto? Del movimento distributista italiano. Ma il movimento distributista è una visione che si pone al... Il distributivo è una visione che si oppone al pari del capitalismo o del social comunismo, quindi esistono nei paesi di lingua americana, nei paesi di lingua spagnola e in tutto il mondo esistono gruppi distributisti che agiscono, fanno iniziative, come dice lei, molto concrete, anche in Africa, per esempio. E quindi ecco, il distributivo non è senza dubbio una realtà italiana, ma è una realtà Molto più diffusa. Voglio dire, questo appuntamento a Ragusa è perché lei vive a Ragusa o perché avete scelto Ragusa? È perché abbiamo un gruppo a Ragusa, come abbiamo un gruppo a Bergamo, abbiamo un gruppo a Milano, abbiamo un gruppo a Taranto, a Torino. Varie città che hanno. Varie città, perché i problemi sono pressanti dovunque e quindi in particolare riteniamo che la zona di Ragusa e il sud in generale abbia molto bisogno, perché vediamo che le persone sono entusiaste e vorrebbero davvero cambiare le cose, ma di fronte alla gabbia della partitocrazia vengono costantemente deluse e quindi poi molti si rifiutano nel non voto, nella non partecipazione. In verità noi siamo delusi non dalla partitocrazia, siamo delusi dalla politica, che è peggio. Ma purtroppo oggigiorno partitocrazia vuol dire politica. No, politica in teoria sarebbe una cosa buona, la politica. È la partitocrazia, perché noi non abbiamo, come diciamo, chi ci rappresenta nel modo giusto e quindi questa è la grande delusione di questo territorio. Va bene, dottore Mazzaroli, io credo abbiamo fatto 14 minuti, credo che alla gente gli abbiamo spiegato un po'. Spero un po' che di il messaggio roba. Sia stato chiaro. Che... Quindi, per ritornare diciamo all'inizio di questo... Ah, no, questo è i gruppi di acquisto solidali. Sì. Cioè, voi praticamente mirate anche a fare gli acquisti, cioè non solo il gruppo, diciamo, che possa essere politico, ma anche per gli acquisti. Eh beh sì, per appunto la concretezza, il gruppo di acquisto solidale, che sarebbero i piccoli produttori che appunto appassionati... Questo non l'avevo afferrata questa cosa, pensavo questo invece è un gruppo di acquisti. Un gruppo di acquisto solidale, sono diffusi un po' in Italia, ma... rispecchiano appieno la visione distributista, no? Perché sarebbero i piccoli proprietari che mettono a disposizione la propria produzione di qualità ai cittadini senza intermediari, senza passaggio attraverso la grande distribuzione, senza la speculazione, diciamo, della grande... E quindi il lavoro torna a essere il centro. Questo è... Però ecco, ci tengo a sottolineare che non si possono affrontare queste tematiche se le si affronta settorialmente, non si può affrontare la questione del lavoro senza quella monetaria e senza quella della partitocrazia. Quindi bisogna discutere di tutti e cinque punti. Sì, sì. Quattro o cinque punti. Quattro, sì, sì. La via d'uscita del distributismo. Vabbè, poi ci sarà, leggevo qua Cristina Battaglia, presidente del GAS. Gruppo di acquisto solidale. Gruppo di acquisto solidale. Sì, sì. Il Melograno, quindi ce l'abbiamo. È già attivo, qui, è già attivo a Ragusa, perché la gente tenta di reagire e le piccole iniziative sono quelle più sane molto. Va bene, a me pare un'iniziativa molto interessante. Certo, queste cose bisogna affrontarle con grande dispendio anche di energie, perché se uno vuole, quindi si deve mettere a lavorare, a fare, a mettere insieme le persone, insomma non è una cosa da nulla, però come dicevano i cinesi, per un lungo viaggio ci vuole anche il piccolo passo. Esattamente. Iniziamo il piccolo passo e lo ripeto, venerdì 12 luglio 20:30, cortile delle Suore del Sacro Cuore a Maria di Ragusa, il dottor Matteo Mazzariol parlerà insieme ad altri di questa iniziativa del movimento distributista. Perfetto. Bene, grazie, noi andiamo avanti col telegiornale. Si tratta certamente di qualcosa di interessante e che comunque intriga, cioè io vorrei andare a sentire per vedere cosa possiamo fare per migliorare, perché poi il futuro non è più in mano nostra, ma diamogli
qualcosa di meglio a chi viene dopo. Va bene. Allora, torniamo a parlare di ambiente. Allora, il Comune di Ragusa ha sentito questo impegno e quindi c'è tutta una mole di lavoro non indifferente per diserbare, spalciare, pulire, proprio per eliminare il concreto problema degli incendi in alcune zone. Queste sono immagini di una villetta che necessita di bisogno, speriamo che venga messa anche questa. Gli interventi sono a San Giacomo, a Poggio del Sole, alle contrade Carcara, Treccasuzze, insomma tutte queste cose qua, però anche Viale Colaianni, Via Livatino, Via Almirante, Via Falcone, queste zone alberate, quindi vediamo se l'assessore Iacono porterà a termine tutto questo. Intanto il sindaco l'avevamo redarguito dicendo che le docce, le docce non funzionano. Il sindaco ha detto metteremo le docce nuove. Ecco le docce nuove di Ragusa che sono artistiche. Neanche non bastava una doccia normale, no? E io poi suggerirei, se fosse possibile, e ho mandato anche la fotografia, qualcosa per potersi cambiare. C'è uno spogliatoio per chi non ha una casa a mare e come me dice mi faccio il bagno, poi mi cambio il costume, metto in macchina e torno a Ragusa. Gliel'ho mandata, è una cosa che costa qualche centinaio di euro e si potrebbe fare in tutte le spiagge Iblee. L'ho mandata anche al sindaco di Modica e così via. Dovremmo mandarla anche al sindaco di Scicli. Detto questo, cambiamo argomento solamente per ricordarvi questa storia di Black Grand Prize. C'è stata questa piccola, no, polemica, io ho detto mi ricordo una cosa. E allora mi ha risposto il dottor Di Fini Junior, che mi dice no, le assicuro, mio padre era sindaco con Corrado Roccaro. Io ho parlato con Giorgio Massari, mi ha detto che era sindaco anche con Giorgio Massari. Oggi non possiamo mandare in onda l'intervista perché non abbiamo tempo, perché dopo ci sarà il programma Spazi Possibili di Alessia Russo, quindi il nostro programma avrà un'intervista per un avvenimento sportivo che si svolgerà a Ibra nei prossimi giorni. E allora parleremo di Ibra Grand Prize. Mi dice il dottor Di Fini Junior che sicuramente suo padre è stato colui che ha lanciato l'iniziativa tanti anni fa, e noi ne parleremo domani proprio con più spazio, e quindi possiamo dare maggiori informazioni. L'ultima cosa che mi ha colto davvero di sorpresa, e vorrei dedicargli un programma intero per sabato o nei prossimi giorni, questa storia che il fondatore della città del Cairo, parliamo del 931, quindi di 1000+ anni fa, era Rausano. Dice comunque Ibleo. E allora ci sarà sabato un'iniziativa con una targa in un palazzo di Ibla, che poi perché si mette su questo palazzo lo vorrei capire, però è una storia molto bella. Nato qui, diventò uno dei grandi conquistatori del mondo arabo, fondando anche questo Al Jazeera, come si chiamava, fondando anche la città del Cairo. Quindi, che so, Ragusa e il Cairo hanno in qualche modo qualcosa che li unisce. E sabato ci saranno dei rappresentanti del governo egiziano proprio per cementare questo accordo. Ne parleremo, vediamo ora Gianni Papa, grazie per la cortese attenzione. Noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Come vedete dalle immagini che abbiamo alle mie spalle, abbiamo il piacere stasera, perché sono sicuro che è un piacere, di riavere Emanuele Schininagel, quello che ha riportato il pugilato a Ragusa, ex nazionale, è un uomo che, diciamo così, mi ha detto ora una cosa, dice la box è amore. La box è amore come qualsiasi altro sport. Quella che vedete è la locandina di una manifestazione che sabato sarà a Ibla, accanto alla San Vincenzo, sì. Ma ne parleremo poi. Allora, l'altra volta quando sei venuto, non molto tempo fa, abbiamo parlato di tutto questo grande recupero che c'è del pugilato in generale, del fatto che i nuovi guantoni avessero cambiato la vita dei pugili. Ma una cosa invece... La vita e la faccia. La vita e la faccia, sì. La tua no, perché ancora tu sei stato con il pugilato con i guantoni di una volta. Con la paglia. Però, la paglia c'era. Sì.
erano i guanti della Leone con la paglia dentro, e arrivava prima la paglia e poi la mano. Ma c'era qualche, quello che uno vede nei film, qualcuno che le truccava, c'era o non c'era? Sì, ma ci esiste tuttora. Ancora? È i giudici che ci stanno a fare. E il trucchetto negli spogliatoi. In pratica il guanto nuovo si ammorbidisce, si mette sotto le sedie, e uno si siede sopra e si ammorbidiscono. 10 minuti E quando si ammorbidiscono fanno più male. Eh certo, perché arrivano le mani. Però... nella vita, si impara sempre, però gli abiti dovrebbero controllare, loro lo sanno benissimo. Dovrebbero controllare un po' troppe cose, però. Ma loro lo sanno benissimo, questi trucchetti sono i primi a saperli loro. Lo sanno, perché la maggior parte poi sono ex pugili, quindi. Allora, dimmi un po', Emanuele, organizzare una riunione, so che tu le fai spesso, praticamente da quando sei tornato, una 10 anni che sei tornato a Ragusa, no? Sì, 13 anni. E è tornato da Firenze. Ma lo dico sempre, abbiamo detto sempre a Firenze, lui è sempre convinto che sia uno dei boss, può darsi che sia vero. Comunque non fa più calcio fiorentino, perché è più facile fare box. Sì, ma ce l'ho qua il calcio. Sì, ma è più facile fare box. Sì, insomma, siamo lì. Allora, al di là di questo, scherzavo, tu che organizzi, io ricordo le prime, poi c'è stato anche internazionali, eccetera. La cosa più difficile, a parte trovare i soldi sicuramente, per organizzare una riunione di box, qual è? Allora, organizzare una riunione di box è tutto il complesso. Intanto abbiamo qualche bella immagine. Sì, questo è stato un bel evento che abbiamo fatto a Gerratana. È tutto l'insieme, cioè riuscire a offrire lo spettacolo più che altro, perché non ci sono solo persone che sono amanti della box. Devi offrire anche il contesto della serata, deve essere una bella organizzazione. È molto complicato perché i soldi ce ne vogliono tanti. E gli atleti sono, insomma, quelli lì che vogliono combattere. Senti, qualche pochi. Organizzatore, diciamo così, allegro, c'è pure da starci attento. Sì, c'è da starci attento, voglio. Ce n'è. E stare sempre con gli occhi aperti. E ti fanno il tappo all'ultimo momento. Ora, per esempio, con questo evento che sto organizzando, che stiamo organizzando, perché siamo insieme al mio socio Ettore Fortezza di Ragusa, e sono successe di tutto e di più. In pratica sono le cose che... gli incidenti di percorso, cioè da 13 match siamo andati a finire a 11, quindi devi cercare di rimpiazzare gli altri match, è molto complicato. E dimmi un'altra cosa, non capita ogni tanto che tu sai che, tipo i calciatori, sai che deve venire tizio che ha un curriculum tanto combattente, e poi invece all'ultimo momento arriva Y, che è una specie di signor nessuno, dice ma sai quello capita? Succede, sì, che più che altro allora, nel pugilato succede che all'ultimo momento ti cambiano l'avversario, ti portano magari uno che viene dagli sport da combattimento, da altri sport da combattimento, quindi che ha già un'esperienza e te lo presentano come uno senza esperienza. Ah, io pensavo che capitasse il contrario, uno buono che te lo spacciavano No. E poi naturalmente lo fanno per fare in modo che lui vinca, quindi si recupera. Sì. Oh, va bene, allora parliamo un poco, io ogni volta ti ho detto che io sono per il pugilato tradizionale, tu ovviamente vieni da quello, quindi nessuno può essere più di te, però esistono tutte queste, diciamo, ma più che varianti, tutte queste rami collaterali, quello con le mani, basati sulla savat, su altre cose, eccetera, eccetera, sulla capoeira, le variazioni. Secondo te, quanto c'è di autentico? E c'è differenza anche di qualità vera fra questi altri o no? Allora, hai fatto una domanda bellissima, perché ti spiego. Il pugilato ha una federazione. Quello, il campione d'Italia che esce nel pugilato è uno ed è forte. Nella kickboxing... E poi vale per il campione europeo, per il campione mondiale, sì. Magari hanno aumentato più le categorie per avere qualche campione. Sì, ve ne hanno aggiunte due, nella kickboxing, nella Muay Thai, purtroppo ci sono troppe federazioni e troppi campioni che poi sono campioni che... Infatti è molto raro che leggo le cose sono su Facebook, però una volta ho detto stasera sarò a Telebrea e parlerò dei troppi campioni che ci sono in questo. Ma facciamo finta che non c'è quello, però... Il giovane, la ragazza o il ragazzo, perché abbiamo visto che la quantità di giovani, addirittura forse ci sono più ragazzi sotto certo. Sì. Che cos'è? Quando vengono da te in palestra ti dicono maestro, perché lui è un maestro federale riconosciuto dalla federazione. Io vorrei fare pugilato o qualche cosa legato a.
Tu lasci, tu che fai, li provi prima per dire loro, secondo me tu dovresti fare questo, poi fai quello che vuoi o no? Sì, quello lo faccio in base anche alle, alla capacità motore della, appunto, no? Della persona, sì. Perché il pugilato lo possiamo fare tutti amatorialmente, ma salire sul ring è troppo sì. più difficile. Cioè nel K1, in queste discipline qua, bene o male, ti puoi con una buona... C'è tua figlia qui? Sì, è mia figlia che... Questa qui qual è delle due? È quella lì con i pantaloncini neri. Ai campionati europei di Muay Thai. Addirittura? Sì, ha vinto. E questa che variante è? Questa qui è la disciplina con i gomiti. Mia figlia purtroppo è innamorata di questa, però... come base il pugilato, cioè quindi lei vede il pugilato come prima disciplina, però nel pugilato pesando 38 kg non combatte sempre. Marco Super Welter cos'è? No, è proprio una pesa paglia, quindi è difficilissimo combattere, allora... Senti un po', e la preparazione atletica, probabilmente quella del pugilato è anche superiore, è necessaria. Troppo. C'è la differenza. Mia forte. Figlia, guarda, io ora no, faccio l'esempio di mia figlia perché sta debuttando, sta facendo il primo incontro di pugilato ora, però ha cominciato a capire che cosa è fare durare fatica, dieta, perché bene o male certo. Deve sempre rispettare. Lei non ha problemi di entrare nel limite di peso, la categoria, no. Da come l'ho visto. No, però, sai, c'erano 2 chili in più che le abbiamo dovuti togliere. Ok. Sì. E quindi sta conoscendo un po' che cosa significa fare sacrifici. Ecco, tu, e così come mia figlia, tutti. Tu che lo sai e che l'hai fatto, secondo te, sinceramente, il giovane di oggi è ancora portato, perché il pugilato vuole davvero, può portarti lontano se vale, ma presuppone sacrifici enormi, credo di tutti i tipi. Ce n'è pochissimi ragazzi che possono affrontare veramente tutti i sacrifici del pugilato. Perché ci vuole sacrificio fisico nel cibo, il sacrificio tutto. Anche di carattere sessuale, di tutti i generi. No, sessuale no. No, no, allora è la famosa barzelletta. Sì. Ormai negli ultimi... come la barzelletta, va in palestra pugilato e ti rompono il naso. Negli ultimi 20 anni effettivamente tutti i militari sono più orientati invece a lasciare una libertà sessuale molto maggiore. Sì, una volta c'erano altre idee, altri criteri in tutti gli sport. Vabbè, ma al di là di questo c'è ci vuole una costanza nella preparazione fisica che è tremenda. È pesante l'allenamento, tutto, non solo l'allenamento, cioè, ma anche la vita. Cioè, nel pugilato devi stare attenta a fare determinate cavolate oppure andare a letto tardi. Devi pianificare tutto. Un incontro, io ne parlo perché è raro che Ragusa ci vogliono 6 mesi di preparazione. Un incontro, diciamo una semifinale per il titolo europeo, quando tu incontri, diciamo una cosa a un certo livello. Cioè, se vinci poi sarai lo sfidante. Partendo dall'idea che tu ci sei uno che un pugile, quindi che lo fa, ma un 3-4 mesi di preparazione specifica ci vogliono, no? Ci vuole un anno per preparare un europeo. Ah, ci vuole un anno? Perché non è solo la preparazione fisica, cioè è tutto l'insieme. E anche questo. Vabbè, quello è assolutamente. Tantissimo. Ma ci vuole anche un po' di ossigenazione, roba così. Tante cose, troppe. Diete. C'è l'alimentazione è la cosa più importante. E quindi ci vuole il nutrizionista, il medico. Nutrizionista, certo. Poi oggi mi pare che usano molto anche lo psicologo, il preparatore, il motivatore. Lo psicologo è una cosa importantissima, perché non è lo psicologo, ci vanno le persone che... Dice, ma scusa, dice, perché se uno ci mette, dice, non è che mi ci porta andarmi a fare gonfiare la faccia dei pugni. No. Ci vuole la motivazione. Sì, sì, sì. Però diciamo che se riesci ad essere un pugile a buon livello c'è anche un ritorno economico, eccetera, eccetera. Ma devi salire molto, perché se no... secondo te c'è ancora il pugile dei film degli anni 50-60, quello suonato che ormai non c'è più oggi? No, non può esistere più, per perché fortuna. Erano tutti altri tempi, cioè prima tecnica, per fortuna sì, prima tecnica non esisteva, esisteva la guerra, ci mettevano con le mani così, tutti erano una botta io, una tua. C'era quello che era che aveva la guardia destra, cioè, è tutto. Quanti che non c'erano, certo. Mi sembra che erano 4-6 once, quindi cioè, era come colpire... E infatti Mazzinghi, quando gli ho sentito la mano, aveva tutti i calde. Erano tutti i soprossi. Certo. Perché le mani ce l'aveva frantumata. Certo. Invece oggi abbiamo detto che non succede più. Mm-hmm. Bene, quindi chi vuole fare questo sport, detto non a caso la noble art, deve rendersi conto che se vuole farla, se ha le capacità
non saranno rose e fiori, può dare anche grandissime soddisfazioni, però ci sarà da scalare non una ma molte montagne, e quello che è grave da scalarla continuamente, una volta che sei arrivato non sei arrivato perché ce ne vai un'altra volta. Ingoiare tante... Certo. Va bene, detto questo, che è un po' di questo sport del quale secondo me se ne parla poco, ancora oggi lo vediamo in televisione forse un pochino più di qualche anno fa, ma soprattutto vediamo il grande evento. Ma il grande evento è un fatto mediatico, una cosa mondiale, ci sono miliardi di dietro, un discorso, parliamo del pugilato più normale, già a livello di titolo italiano, e per esempio di quelli micidiali che sono gli incontri olimpici, dove là là è terribile, perché là è come una gara di come 800 metri, che fai 800 metri di fila, non 800, 8 volte 100 metri. Vedi, grande box, cioè grande cosa, grande sport. Non fa niente, sono usciti signori come Cassius Clay da lì, no? Porca miseria, bei tempi. Allora, va bene, parliamo in chiusura di questa manifestazione di sabato. Orario. Allora, partirò alle ore... Diciamo, ripeto, è accanto alla Vincenzo Ferretti. Sì, alle ore 18 ci saranno gli esami di passaggio di cintura di tutti i bambini del Fight Club. Un po' come succede ogni anno per Salvo Bagliere e la Basacchi, no? Sì. Si cambia di cintura. Sì, il passaggio di cintura. E poi alle 8:30 cominceremo, insomma, con la box. Solo box. Beh. Box. C'è qualche incontro di buon livello? Avremo 4 incontri di buon livello. Allora, ci sarà il Gaetano Todaro, il nostro atleta, che farà il sesto match da elite, cioè senza caschetto. Ah, su che distanza sono? Sono sempre 3 riprese da 3 minuti. E poi ci sarà Samè, un ragazzo di Santa Croce, che i sacrifici, vedi cos'è la box, i sacrifici che fa Santa Croce e Ragusa e Santa Croce per allenarsi. Beh. Ed è un ragazzo che non vuole combattere nessuno, perché è un mini Tyson, perché è duro, è un ragazzo di 75 kg, 16 anni, bravo ragazzo, sicuramente non parla mai. Cioè in macchina con lui è come non avere nessuno accanto. Poi, e questi sono i due principali. Poi ci sarà Michele Caradonna, che ritorna sul ring. Questo dopo è un nome abbastanza... Michele Caradonna si è fatto diversi incontri di pugilato, bravissimo, un bravo ragazzo. E quindi, come tradizione, ci sarà una serie di incontri di apertura, poi ci sono il clou e poi c'è il sottoclou, no? Clou e sottoclou. Le rione di bocca si hanno sempre questa... Sì. Poi ci sarà il debutto di mia figlia, finalmente. E questo, indovinate chi le farà da secondo, indovinate? No, sì. È lì, è regia, ora ti vedi, starà pensando, poverina, si è presentata con un bottiglione d'acqua da 2 litri e le cose di riso tonde, perché dice, ma che deve perdere 2 chili? Gallette, no, ho dato la parola che deve essere 40 kg, sì. Ma quando finisce, però? Appena scende dalla bilancia può mangiare, bere tranquillamente. Vabbè, è molto bello, perché è un mondo davvero straordinario, e devo dire grazie a Emanuele che ha dato Ragusa, che in quest'anno davvero ha avuto questa eccezionale annata di sport, lui ci ha... continua a fare molte cose interessanti. Quindi, tutto questo, sempre devo ringraziare i commercianti, credo che anche l'amministrazione comunale mi è stata vicina, ed è giusto, urbani per ed è giusto, le transenne, ed tutto è giusto quello che... Quindi dalle 18:30 inizia questo, poi mi pare che c'è anche un cantante. Sì. Pugilato e canto, un cantante melodico napoletano. Sì. E allora abbiamo anche questo, quindi è un modo di passare una serata, tra l'altro la villa è a 2 passi, si può prendere un gelato, si può prendere qualche cosa, è veramente un modo di passare una serata di sabato che permette di vedere sport vero, perché pugilato non si scherza, di vedere sport vero anche a un certo livello, e se è il caso di tifare per qualcuno, perché se uno lo vede non con la rabbia, come vede i film dove vede quello tutto spaccato, ma in 3 riprese vedi un po' di tecnica, un poco di aggressività e soprattutto tanta voglia di andare lontano. Allora, complimenti ancora a Emanuele, grazie, noi facciamo grazie gli a voi auguri per l'opportunità, perché so quanto lui cura e quanto sta curando, non avete idea come sia difficile, io devo chiamare per dire quando possono venire, perché sono veramente negli ultimi momenti stanno, ecco, è come
è come, quasi come un parto, dice, tre giorni, no? Sanno solo il giorno, il momento in cui sarà, però fino all'ultimo momento, finché non vedono tutti i pugili lì, cioè, no, se... infatti tutto, benissimo, di tutto. Complimenti, allora, dalle 18.30 di sabato, zona a fianco alla San Vincenzo Ferreri, la notte della bocca, e vi assicuro che sarà un bel modo di andare a Ibla e di passare la serata. Grazie Emanuele, vi saluto. Grazie a voi. Questa è Teleiblea. Salve a tutti i telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Spazi Possibili, questo format che io reputo molto interessante perché da un punto di vista sociale dà la possibilità di conoscere le persone, gli individui, non soltanto da un punto di vista professionale, ma soprattutto raccontando la loro storia individuale, quindi ciò che li ha portati poi a avere questo ruolo sociale appreso. Oggi è una puntata speciale perché l'ospite che abbiamo è speciale, è una donna, e direi che donna perché dal primo giorno che l'ho conosciuta ha lasciato un po' un segno indelebile. È una donna gentile, è una donna silenziosa, in effetti i suoi occhi parlano per lei, è una donna non arrogante, è una donna che sa ascoltare. Poi che dire, è una donna che ama anche imparare da tutto ciò che la circonda, e so che quindi adesso vi ho incuriositi, ve la presento subito, e sto parlando di Lia Rebecca Valerio. Ciao! Buonasera! Buonasera, ma possiamo anche essere un buongiorno, un buon pomeriggio, diciamo così, a come ci gira. Va bene. Sì. Allora, intanto prima di iniziare vorrei sempre dire, come vedete c'è la nostra interprete che appunto tradurrà questa trasmissione in lingua dei segni, quindi ringraziamo sempre l'ENS di Ragusa. Lia, allora intanto come stai? Bene, grazie, tutto a posto. Bene, grazie, tutto a posto, è bellissimo. Senti, io faccio sempre ai nostri ospiti una domanda iniziale che è attinente al titolo della puntata, quindi secondo te che cos'è uno spazio possibile? Uno spazio possibile, uno spazio vuoto da riempire eventualmente. Quindi per te spazio possibile, uno spazio proprio vuoto da riempire? Sì, la prima cosa che mi è venuta in mente. Così. La prima cosa che ti è venuta in mente? Va bene, se questo è il tuo pensiero. Ma ascolta, tu sei attualmente, mischiamo un po' le cose, no? Quindi dall'identità personale al ruolo sociale, tu ad oggi sei così, diciamo, definita da ex capitano della squadra della Passalacqua femminile, quindi Ragusa. Oggi hai un ruolo differente all'interno della società, che è appunto questo
un po' di essere denominata anche come un dirigente tecnico, ma in realtà ti occupi della comunicazione delle giovanili, ti occupi dell'aspetto della preparazione fisica, o no? Cosa... Sì, è vero, tutto quello che hai detto, mi occupo di diverse cose, in realtà la preparazione fisica è l'aspetto che mi ha sempre appassionato e mi appassiona di più tra tutti quanti. Poi mi occupo sì anche della comunicazione, la possibilità tutte queste che mi sono state date da Gian Stefano Passalacqua. Mi occupo anche un po' dell'aspetto dirigenziale, perché in ogni società sportiva, soprattutto in ambito giovanile, c'è sempre molto da fare e le persone non bastano mai. Quindi una passione che comunque secondo me rimane, continua, è nata, è cresciuta, è modificata magari anche nel ruolo, però c'è sempre stata. Sì, questa certo. Per il basket, per lo sport comunque in generale, credo. Sì, c'è sempre stata, poi chiaramente quando si comincia a giocare la passione ha un volto, quando poi si cresce cambia, non rimane mai la stessa cosa. Allora Lia, noi siccome non vogliamo parlare solo del ruolo sociale, che abbiamo ben capito che è questo, ma vogliamo anche raccontare un po' del tuo mondo interno, no? Per poi anche capire perché sei arrivata, no, a questo ruolo sociale, che è anche un bel ruolo, no, che ricopri. E, quindi noi partiamo solitamente a vedere un video, quindi adesso guarderemo insieme un video, e poi ci ritroveremo dopo e vediamo che cosa, daremo uno spazio possibile a questa chiacchierata. Quindi dico, prego regia. Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo di ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Lia, allora, conoscevi questo film? È Invictus? L'avevi mai visto? Sì, l'ho visto appena è uscito, quindi diversi anni fa. Sì, infatti questo film, appunto Invictus, con Morgan Freeman, che lavora sulla figura del presidente Nelson Mandela, e poi tratta appunto della Coppa Mondiale, credo, di rugby in Sudafrica. Questo presidente punta tantissimo al connubio tra unione, quindi perdono, unione di un popolo, e sport, quindi vuole unire questa grande forza che lo sport ha per integrare, far sì che in un popolo ci sia trasparenza, integrazione. Quindi ti chiedo, ma secondo te lo sport, tu che proprio ci sei dentro, ha sempre è un fine per raggiungere un mezzo? Cos'è per te? Può essere un collante? Se parliamo di integrazione, certo che può essere un collante, ma può essere, secondo me non è l'espressione corretta, perché è un collante ma non sa neanche di esserlo, è una cosa naturale. Se si parla, è un discorso complicato, però parlare a uno sportivo di integrazione, probabilmente, almeno
Io parlo in prima persona, parlo della mia esperienza. Non serviva neanche che me ne parlassero, una cosa talmente naturale, non trovare nessuna differenza dentro il campo, che non c'era neanche bisogno di pensarci, non c'è mai stata, né quando ho cominciato a giocare avevo 8 anni, né adesso. Ma questo per quanto riguarda il basket, ma invece proprio per quanto riguarda lo sport in sé, cioè può essere proprio un mezzo per raggiungere un fine, una possibilità che una persona può avere per raggiungere un qualcosa. Certo che può essere, ognuno poi parte da una base diversa, parte da obiettivi diversi, non solo parte ma anche nel corso della vita questi obiettivi cambiano, di sicuro è un mezzo per realizzare molte aspirazioni. E quanto invece in te lo sport ha fatto emergere le tue qualità interiori che tu neanche forse pensavi di avere? No, io credo che mi abbia aiutato tanto, sia quando ero più piccola che poi quando sono cresciuta. Cresci, ti accorgi di crescere e lui ti aiuta a essere più consapevole, lui, lo sport. Trattiamolo come se fosse una persona. Quindi ha fatto emergere in te delle qualità che fino ad allora magari non avevi intravisto in te? Magari no, non le avevo viste, dopo un po' di tempo ho preso consapevolezza di mio determinato modo di essere o di certi comportamenti che ho assunto in determinate situazioni, mi ha aiutato a prendere tanta consapevolezza proprio al di fuori dell'ambito sportivo, anche come persona. Senti, nello sport oggi si parla tantissimo tra disparità, ad oggi ancora sento parlare di disparità tra il sesso maschile e il sesso femminile. In te è mai nato un conflitto tra identità atletica e identità femminile? Se ho capito bene la domanda, sì. Non sono certa di averla capita bene. Noi siamo qua per spiegarlo. Eventualmente sto sbagliando, mi correggi. No, per me no, perché ho sempre vissuto bene il fatto di essere atleta donna. Chiaramente, come ho già detto, la consapevolezza cambia nel corso del tempo. Crescendo uno si rende conto di cose chiaramente di cui non si poteva rendere conto quando era più piccola, ma perché fino a 18 anni, 20, sei una bambina. Poi dopo cambia tutto. Adesso forse cambia un po' dopo, io vedo quelle che calcano i campi adesso a 25, sono ancora bambina, quando ero piccola io ero un po' diverso, ma penso in tutti gli ambiti. Ma tu te la sei dovuta costruire, diciamo, l'identità tua atletica, oppure... Cioè, in sostanza è questo, perché l'uomo fondamentalmente che decide di fare uno sport non è che fa lì a fatica a dire e a sottolineare l'importanza dello sport, dell'essere atleta, mentre la donna in tutte le cose fa sempre più fatica, quindi lo fa anche nello sport, nell'affermare proprio il proprio essere atleti. A te questo è mai capitato, nel dover affermare proprio la tua identità? No, in realtà no, perché sono stata molto fortunata e sono cresciuta in una realtà sportiva, sto parlando poi in ambito scolastico. Magari è stato un pochino diverso, ma non era questione di maschi o femmine. Comunque, per chi fa sport a un certo livello, andare a scuola diventa un attimino, non andare a scuola, andare bene a scuola e farsi accettare a scuola diventa un po' più complicato, perché magari il tempo che secondo un professore dovrebbe essere dedicato allo studio, attività scolastiche, non viene dedicato a quello, quindi già di per sé partiamo da una base diversa, non è questione di maschio o femmine. In questo caso maschi e femmine vengono trattati allo stesso modo. Al di fuori della scuola sono stata molto fortunata, perché in ambito sportivo sono cresciuta in una realtà che ha sempre messo i valori dello sport e non solo in primissimo piano, che è quella della Reyer Venezia, e sono cresciuta in un ambiente veramente da privilegiata e sono contenta di questo, quindi no, poi non mi sento di aver sofferto questa cosa. Bene, nello sport c'è tanta competizione, ma nella vita tu sei una persona competitiva? No. E nello sport? Nello sport sì, però più nei confronti, ce l'avevo più con me stessa, ce l'ho sempre avuta più con me stessa che non con le avversarie. La prova era prima contro di me e dopo contro tutto il resto. E le prove contro di te che facevi, quali sono? Volevo realizzare quello che per me era un
buon allenamento, una buona partita, un buon qualsiasi cosa. Ho sempre avuto la competizione più nei miei confronti che non nei confronti degli altri, o meglio, quella nei confronti degli altri veniva sempre un po' dopo. Nei tuoi confronti che intendi? Nei miei confronti era che intendo che ho sempre desiderato realizzare quelle che erano le mie aspettative nei confronti di me stessa, sia della giocatrice ma anche della persona. E che aspettative avevi di te stessa? Qua stiamo parlando di pallacanestro, stiamo parlando dell'atleta. Non c'è, secondo te c'è differenza tra l'atleta e la persona? Sì. Cioè? Sì, secondo me c'è differenza perché l'atleta ha delle competenze, e stiamo parlando di competenze tecniche. La persona, certo, ha quelle competenze in quanto atleta, però sono due cose che in certi momenti vanno scisse, bisogna saperle scindere. Quindi se parliamo dell'atleta, erano aspetti strettamente tecnici legati al gioco. Se parliamo dell'atleta persona, parliamo di certi comportamenti assunti in campo, parliamo di consapevolezza proprio della persona consapevole dell'atleta, è un discorso complicato. Passavo ore a pensarci quando giocavo. Una tragedia. Immagino, è complicato, come è complicato anche, secondo me, vivere in funzione e costruire il significato di squadra. Quanto questo ci potrebbe anche essere un parallelismo tra la vita, quindi stare in gruppo, riuscire a stare in gruppo, ma riuscire a stare in squadra. C'è per te una differenza, sempre paragonato a il tuo essere donna fuori, quindi saper stare in gruppo e saper stare in squadra? Ma io ho sempre assunto comportamenti molto molto simili, cioè nei confronti dei gruppi con cui ho avuto modo di interagire. Mi sono sempre comportata in maniera, credo, coerente, ma perché fa parte del mio carattere comportarmi in un certo modo. E ho sempre cercato di mettere la squadra davanti a me, ma non è stata una fatica, questa mi è sempre venuto naturale. Quando sono fuori dal campo mi comporto allo stesso modo. Ma cosa pensi? Anzi, perché pensi, questa è una domanda un po' così, che le persone possono interessarsi a te? Tu cosa puoi suscitare in una persona tanto da interessarsi a te? No, non ne ho assolutamente. No? Non lo so. Non te lo sei mai chiesto? No. È la prima intervista che fai, no? No. È la prima persona alla quale susciti un interesse? Oddio, suppongo di no, però non mi sono mai chiesta il motivo di questo interesse. E adesso che te l'ho chiesto? Mi servirebbe più o meno un quarto d'ora, una settimana per capire una settimana per capirci qualcosa. Questa sì. Perché è una domanda che mette in discussione te stessa e quindi ciò che percepisci te, o una domanda che alla quale proprio dici non lo so? No, non mi sento messa in discussione, semplicemente è una domanda a cui credo non si possa rispondere a caso buttando lì una risposta, quindi non saprei. Per carità, hai elencato solo pregi all'inizio, però è vero che sono aspetti del mio carattere, quindi magari alcuni di questi possono far sì che qualcuno appunto si interessi. Quindi i pregi che io ho elencato inizialmente sono dei punti iniziali che potrebbero così incuriosire una persona ad approcciare al tuo mondo. La mia idea dipende dalla persona di cui stiamo parlando, però forse sì. Non lo so. Perché tu comunque ti ritieni una ragazza, come ho detto prima, che sa ascoltare, sì? Sì. Te la riconosci? Sì. Paziente? Sì, tantissimo. Non arrogante? No. Quindi ci ho azzeccato. Hai elencato pregi, era facile. Allora, se dovessi elencare... elencassi i difetti, probabilmente prenderesti anche quello. È un difetto, allora, così lo rendi pubblico e gli altri sanno che Lia, Rebecca, ha questo difetto. Ma sono tanti, come gli altri si offendono. Uno che mi riconosco, anche lì ci devo pensare. Facciamo che intanto ci penso, intanto che rispondo ad altre. No, siccome diciamo che siamo quasi volte al desiderio, cioè nel senso stiamo quasi finendo, a parte che la nostra pigna che ci sta ospitando è una pigna di benvenuto, di buona fortuna e tutto, quindi nel frattempo lei ascolta anche, no? Ma se io ti faccio una domanda, se ti metti le mani nelle tasche, no? Trovi qualcosa?
Metti le mani nelle tasche. Trovi qualcosa, qualche oggetto? No, non direi perché... Niente, non è no. Niente, dietro, davanti. Non so, se ti togliessi per esempio l'orecchino che hai all'orecchio e lo prendessi in mano, sì. E se il tuo orecchino potesse parlare, cosa racconterebbe di lì a quell'orecchino? L'orecchino? Sai qual è? Ce l'hai. L'orecchino racconterebbe che... Non lo so. L'orecchino... Quell'orecchino. Questo orecchino? È una domanda complicata, che non ho capito. Quindi il difetto di lì potrebbe essere non fare domande complicate. A Lia non fare domande complicate. Potrebbe essere un difetto? No. No, non credo perché mi prendo il mio tempo per rispondere. Cioè, forse è un difetto voler rispondere bene a una domanda. Non lo so. Di sicuro, se dobbiamo proprio trovare un difetto che tendo a ingigantire... Oh, troviamo questo difetto perché se no sta ragazza è troppo piena di pregi. No, poi vado a casa e non dormo perché devo trovare il difetto. No, ne ho tantissimi, ne ho un miliardo. Uno, ne vogliamo sapere solo uno. Se dovessi sceglierne uno tendo a ingigantire le cose. Se una cosa da 1 a 10 dovrebbe farmi arrabbiare 3, probabilmente mi fa arrabbiare 15. E questa è una buona percezione, anche se io ho netta conferma che questa percezione, perché poi le percezioni che abbiamo noi di noi stesse non sono mai le percezioni che gli altri hanno di noi. Quindi tu ti sei data questo, ti sei affibbiata questo difetto, ma io so in realtà che ascoltando poi i vari pareri su di te, questo è proprio un difetto che io non ti avrei né ora né mai. Perché non si vede. Non si vede, poi perché comunque credo che proprio... non credo che non si veda perché lo nascondi. Secondo me, per esempio, non ti appartiene, però ognuno di noi, giustamente, tu dici di essere così e probabilmente noi ci crediamo, almeno ti diamo un punto negativo e siamo tutti contenti, anche perché io so, stiamo andando a concludere perché il nostro tempo ormai è scaduto, quindi io per salutarti ti dico questo, dico che sei fortunata intanto per la bellezza che hai. Per la bellezza che ci hai regalato e perché so che hai tante persone, ma uno in particolare che ti ama da morire. È stata una dichiarazione che poi oggi, tra l'altro, ho saputo e mi ha sconcertato. Quindi sai che c'è una persona che ti ama da morire, ma lo sapevi anche prima, però lo diciamo pubblicamente. Hai l'affetto e la stima di tante persone, perché quando ho chiesto di te non ho trovato una persona che mi ha sottolineato una cosa negativa. Quindi io ti ringrazio per essere stata qua e spero che alla gente a casa sia arrivato il tuo contenuto forte emotivo che hai, che io ho colto e che spero che anche tutti gli altri abbiano colto. Quindi grazie di essere stata qui. Grazie per la gentilezza, troppo buona. Ciao, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Teleiblea.